Buongiorno a tutti. Oggi condivideremo insieme la riflessione fatta dal pastore David Ferraro sul testo di Luca, capitolo 8, versetto 39, che dice: «Ritorna a casa tua e racconta quali grandi cose Dio ha fatto per te». Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Questo è uno dei più potenti testi che incoraggiano l'evangelizzazione e la testimonianza cristiana. Va e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Un invito chiaro, forte, diretto, rivolto a tutti noi da Gesù stesso, e che ogni credente e ogni chiesa devono prendere molto seriamente. Ma esaminiamo brevemente questo testo. Gesù rivolge queste parole a un uomo che era posseduto da un demone e che Gesù esorcizza. Un cristiano ha sempre una storia da raccontare, perché succede sempre qualcosa di straordinario quando permettiamo a Dio di cambiare, di stravolgere, di purificare la nostra vita. Quando permettiamo a Dio di essere il Signore della nostra esistenza, viviamo un'intensa, vera esperienza spirituale che ci rende un po' più sereni e che ci aiuta nelle lotte della vita. E così nei nostri cuori freme il desiderio di condividere la nostra esperienza, la nostra fede e la nostra gioia. Mi ricorderò sempre quell'estate nel lontano 1975 quando il Signore mi parlò e aprì il mio cuore a Gesù. Sperimentai la conversione, la nuova nascita, l'incontro con Cristo e da allora ho sempre avuto una storia da raccontare agli altri, come credente e come pastore. Gesù dice: torna a casa tua. In altre parole, prima di tutto e di tutti, racconta alla tua famiglia cosa Gesù ha fatto per te. Benedetta è la famiglia dove genitori e figli condividono la stessa fede e si amano e si aiutano in Cristo. Ma il testo dice anche che egli se ne andò per tutta la città. Immaginiamo quest'uomo che bussa a tutte le porte e che ferma la gente per strada, nei campi, per raccontare ciò che Gesù aveva fatto per lui. Che bel messaggio aveva da condividere! E sicuramente qualcuno si fermò ad ascoltare. Notiamo anche che l'enfasi del nostro testo non è su ciò che l'uomo fa per Dio, ma, al contrario, su ciò che Dio ha fatto per lui. Anche se il nostro amico si dà molto da fare e parla con tutti nel suo villaggio, quello che veramente conta è tutto ciò che Gesù ha fatto per lui. Ciò che facciamo per Dio è piccola cosa rispetto alle grandi cose che Lui ha fatto per noi. No, un credente che è stato toccato dalla grazia di Cristo non può restare tranquillo su un divano o a scaldare le panche di una chiesa. Un credente diventa spontaneamente un potente testimone dell'amore di Dio. Un credente ha sempre una storia da raccontare e trova o crea delle circostanze che gli permettano di condividere la sua testimonianza. Forse molti nel mondo non sono interessati ad ascoltare lunghe e formali presentazioni su temi biblici o teologici, ma tanti sono più disposti ad ascoltare una potente testimonianza personale. A tutti piace ascoltare una bella storia, una bella esperienza, un qualcosa che uno ha vissuto nel profondo. Insomma, qui in Luca 8 troviamo un chiaro, forte, diretto invito rivolto a tutti noi da Gesù stesso. Racconta quello che Dio ha fatto per te. La mia preghiera è che ogni credente e ogni chiesa prendano seriamente questo amorevole invito del Salvatore. Ritorna a casa tua e racconta quali grandi cose Dio ha fatto per te. Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Amen.